45 minuti di tempo per comunque poter recuperare, forse con la Roma c'è un po' più meno di possibilità, con il Sassuolo un po' di più ce n'hai, e tu non hai avuto una reazione, cioè non hai avuto una reazione emotiva, né fisica né emotiva, non c'è stato proprio niente. Col Milan non hai fatto un tiro in porta finché non entrava Krishna, e quindi il problema è più serio di quello che è, e poi arriva la Roma, quindi quello che chiedo io ai giocatori è comunque di dimostrare che forse la società ha sbagliato, ma in campo ci sto pure io, in campo ci vanno loro, e qui non c'è proprio niente, non è per scaricare la croce addosso, no. A monte c'è un problema societario sicuramente, perché dovevi comprare un altro centrale, perché c'avevi il vice Biglia che dovevi comprare, per carità. Però poi al derby che tu mi passeggi in campo, Gervinho ci ha messo 15 minuti per uscire dal campo e nessuno è andato a prendere scuse, Davide, però il derby è così, no? Sì, uno sì. Sta a prendere pure e dice, senti, per favore esci, io devo recuperare questa partita. Tutto tranquillo, tutto finito, cioè proprio come dico, vabbè, tanto questa è persa, c'è pure la scusa di rigore e buonanotte. È no, però nell'atteggiamento io ti potrei poi... Concludiamo perché sembra il nido delle aguile che dibattiamo soltanto io e un'altra cosa che volevo chiederti, no? Sempre per l'ambito derby, no? Visto quando vi dovevamo ridare la palla perché c'è stata un'interruzione del gioco, no? Ah, è stato micidiale, veramente. E poi Dzeko l'ha buttata via. Oltre al fatto che noi abbiamo giocato fino a che l'azione non si è conclusa con il nostro a terra, poi voi avete preso palla e ve l'avete buttata fuori, che secondo me si può, potete anche non farlo. E poi è stato Dzeko che l'ha buttata bianco in modo plateale vicino alla bandierina e nessuno da Lazio mi sembra che ha protestato. Cioè noi in genere non facciamo queste cose noi romanisti e la Lazio se la lascia passare così senza reagire, senza fare qualcosa, capito come? Dal punto di vista mentale. Quella è un problema storico, quello è un problema che ci evidenzia, che ci caratterizza. Dzeko ha rischiato in quell'azione di far gol. Sì, è giusto. Certo. Io continuo a giocare, poi dopo non te ne do più la palla, la butto più fuori. Tu hai giocato, no. Io capito, ecco, niente. Ecco. Per esempio, ai tempi di Cagno queste cose non succedevano. No, ma guarda, non c'è bisogno di Di Cagno, ma manco i filippini, ma manco i filippini. Cioè, vero. No, perché... è quello che voglio vedere, poi perdo pure, perché ci sta pure, perché oggi come oggi la Roma è più forte, la Lazio perdo, però comunque posso dire, loro hanno fatto quello che potevano fare e l'hanno fatto. Io l'altra domenica non posso dire che loro, ma manco uno, solo forse Lulic perché ha fatto quella cosa in mezzo al campo, insomma era l'unico che correva appresso a tutti quanti. Radu ha fatto finta di menare con Florenzi a 5 metri alla fine, che sembra come mi stai prendendo in giro, perché no? Sono la curva, sì. Quindi passava un po' la faccia, diciamo. Quando non serviva più, ecco. Ragazzi, una domanda su Biglia, no? Ne abbiamo parlato prima. Io ovviamente non dico da diretto interessato, perché io dopo Hernanes all'Inter rimango un po' scettico. Io tra l'altro amavo il profeta ai tempi della Lazio, quindi ero proprio un amore appassionato. Quando è venuto all'Inter ho detto meno male. Adesso è finito proprio malissimo. Però secondo voi Biglia all'Inter potrebbe rendere quanto sta rendendo alla Lazio oppure un altro Hernanes? Intanto nell'Inter da adesso dove lo metti? Perché secondo me Biglia è un grandissimo giocatore, ma non è un top player. Assolutamente. Ma dove lo metti? È quello, come Pirlo, no? Doveva tornare Pirlo, dove lo metti? Oggi dove lo metto? Me non va a rischiare. Levi Guarin è l'unico. Scusatemi, io non è che mi voglio concentrare sulla situazione Inter, però secondo me l'Inter in questo momento è perfetta, però sappiamo tutti quanti che l'unico vero e reale problema che ha questa squadra è la costruzione di gioco. Ora, se riesce ad acquistare un giocatore che comunque in quel ruolo è uno dei migliori nel palcoscenico europeo, comunque è una squadra che diventa si rafforza. E dove metto Biglia? Biglia io lo metto in mezzo al campo a prescindere, poi dopo gli trovo vicino il giusto compagno, il giusto interprete per poterlo mettere in campo. Savio o qualcun altro sono d'accordo con te. Biglia oggi con oggi, conoscendo Mancini, non so, ma Mancini che c'è in mezzo al campo in questo momento. Mancini lo sa bene lui stesso che non è che può vincere tutte le partite del campionato 1-0, quindi non è
Ma intanto quello è l'importante. Ma Biglia non è che diciamo che è un fantasista e che comunque spezza totalmente l'indole di gioco che c'è. Vai a toccare gli equilibri dentro lo spogliatoio. Ma no, secondo me addirittura potrebbe comunque dare manforte a Felipe Melo, addirittura sostituirlo, nel senso che comunque in una stagione intera ci può stare che comunque Marco. E se poi lo facciate fare da capitano? Scusami? E se poi la fascia di capitano, Billy all'Inter? La fascia di capitano sappiamo tutti quanti in casa Lazio quanto sia stato. Ragazzi, scusate se vi interrompo. Marco, c'è Conte un secondo in diretta, lo passiamo su Radio Roma Futura. Vai. Deve ridimensionare le ambizioni dell'Italia. No, ma le ambizioni dell'Italia vanno, ripeto, sono quelle di cercare di ottenere il massimo e di non avere rimpianti, quindi noi dobbiamo fare quello, dobbiamo lavorare e cercare di ottenere il massimo da questo gruppo, che è un gruppo di una disponibilità assoluta, che ha voglia di fare bene. Grazie, linea ad Alberto Rimedio. Bene, queste erano le parole di Conte, e poi le commenteremo dopo. Marco, dicevi? No, dicevo che in merito al fatto del discorso Lazio della fascia di capitano di Biglia, è un discorso stucchevole, nel senso messo in atto da parte di Lotito e di Tare per cercare di diversare su determinati discorsi dell'ambiente Lazio. Detto questo, secondo me Biglia migliora l'Inter, la rende ancora più attrezzata per un discorso di vittoria finale, perché in questo momento secondo me la vedo ancora a me, Federico, però di una spanna sotto a Roma e Napoli. Però il discorso in casa Lazio è totalmente diverso, e allora se non è la fascia, qual è il problema del signor Antonio? Scusa Marco, che non ho capito il problema di? Del signor Antonio Candreva. Allora, io ho una mia idea, forse nessun altro l'ha messa, l'ha detta, però secondo me il discorso di base, comunque Antonio Candreva è andato bene a Roma, sponda Lazio, soltanto quando si è messo a testa base a pedalare, quindi l'ultimo anno di Reje, i primi di Petkovic e in parte il primo anno di Pioli, ma soltanto in parte, perché poi quando alla lunga è uscito fuori Felipe Anderson ha tolto di gran lunga l'attenzione rispetto all'operato di Candreva, ha tolto luce, ha tolto luminosità, diciamo, ha tolto Candreva non si sente più la prima donna in casa Lazio, e da lì facendo lui ha perso il suo smalto, e quindi quello è il problema vero. Il problema è dell'allenatore che non riesce a far coesistere questi due talenti, perché si vede in campo che comunque non viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Si vede comunque quando Antonio Candreva era infortunato, la Lazio era a soli, mi pare, 2 o 3 punti dal primato, ritorna Candreva e ritorna i problemi della Lazio, quindi in questo senso bisognerebbe lavorarci di più. Il fatto della fascia di capitano secondo me è soltanto un pretesto, perché comunque ripeto, il vero problema è che Candreva non si è sentito più la stella di questa squadra, e dal momento che non si è più sentito la stella di questa squadra si è dovuto comunque mettere in competizione con un altro giocatore, ha perso il suo smalto, ma il problema è che come l'ha perso Candreva l'ha perso Felipe Anderson, perché dal punto di vista della personalità secondo me Felipe Anderson tende ancora a mancare, altrimenti era un fenomeno tutti gli effetti. Comunque ragazzi, scusate se vi interrompo un'altra volta, ma come riportano tante agenzie, in questo momento sembrerebbe che ci siano, anche il nostro Valerio Valeri che sentiremo tra poco, ci sono state delle sparatorie, esplosioni nei pressi dello Stade de France a Parigi, dove c'era Francia-Germania. Francia-Germania. E ci sono, la polizia parla di 18 morti, ma ci sarebbero persone in mano a presunti terroristi. Terroristi, sì, fuori allo stadio. E all'interno intanto si continua a giocare Francia-Germania, che adesso ha segnato il 2-0 la Francia in questo momento. Vedremo adesso. Queste sono le prime notizie. 20 morti si parla. 20 morti? Sì, fuori dallo stadio di Parigi.
ha segnato adesso Gignac, l'86esimo, e fuori si continua a morire, insomma. Forse neanche lo sanno, ovviamente. Non lo sanno, secondo me non lo sanno. No. Però Sky lo dà, attacco, almeno 18 morti in 3 attentati. Sì, attentati, la faccia è molto colpita, sì. Ultimamente. Questa beh, diciamo che c'era stato diciamo che c'era stato comunque alla concerti. Diciamo che comunque nell'hotel della Germania mi sembra in giornata ci sia stato una voce comunque di un probabile attentato, di una probabile bomba all'interno dell'hotel della Germania, e che poi ha messo in allerta la squadra di nuovo e poi l'ha messa in condizioni di poter accedere allo stadio San Denis. Però questa era una notizia di abbastanza unica. Sì, no, infatti sto anche vedendo su Twitter, stanno arrivando un sacco di notizie. Io l'ho letto da Valerio Valeri in questo momento e poi anche altri giornalisti, soprattutto di stampe Mediaset e Sky, lo dicono, quindi è importante. Sì, sì. Sto vedendo Sky in TV. E niente, una notizia brutta. Vabbè, ragazzi, l'ultima notizia comunque era quella del giorno. Poi ritornando a parlare di calcio, era quella di Montella. Montella torna alla Sampdoria. E un ritorno dopo quella bellissima passata, insomma, quella giocata in, ovviamente con la maglia della Sampdoria. Cosa ne pensate di questo Montella alla Sampdoria? Beh, Montella è un ottimo allenatore. Non mi sembra che abbia fatto male neanche Zenga fino adesso, no, però vabbè, lì c'è un altro sì, matto. Confermo. Sì, infatti. Senti, alcuni laziali mi dicono che non avrebbero visto bene Montella alla Lazio come allenatore. Voi cosa ne pensate? Magari ci cascava. Non importa che è ex romanista. Ma veramente, non credo queste cose. Solo noi a Roma facciamo queste cose. È un grandissimo allenatore, preparato. Beh, a me dispiace che l'abbiamo cacciato anche in malo modo un pochino da Roma. Diciamo che comunque i rapporti tra Montella e l'ultima dirigenza della Roma non si sono stati proprio di 10, anche no, perché poi no, prima di Garcia poteva, ma anche perché comunque prima di Garcia poteva essere il principale candidato a presidiare la panchina dell'AS Roma. Detto questo, nessuno nasconde che comunque Stare ha sempre avuto Montella come pallino da portare come allenatore sulla panchina della Lazio, è il prediletto di dare, e magari visto che comunque noi Lazio riconosciamo l'operato di questo direttore sportivo e sappiamo e ammiriamo quel poco che è riuscito a dimostrare di tutto rispetto di tutto livello, io sinceramente oggi avrei sperato che Montella, che la Sampdoria avesse ufficializzato l'approdo di Mazzarri in panchina della Roma, anche perché io penso che poi Alberto sicuramente mi troverà d'accordo, ma difficilmente Pioli riuscirà a finire la stagione sulla panchina della Lazio. No, ma conoscendo, non d'accordo molto questo, non manda via un allenatore in corto d'opera, non l'ha mai fatto, difficilmente no. A me tutto ciò ricorda Petkovic, la stagione di Petkovic, che comunque veniva da una stagione trionfale come è stato Pioli, e che comunque hanno cercato in tutti i modi di poter arrivare fino alla fine per poterlo mantenere sulla panchina da Lazio, e in questo momento è magari il maggior capo espiatorio per poter risolvere i problemi in casa da Lazio. Quindi secondo me io ho paura alla mia sensazione che comunque si cercherà di far pagare tutta la mancata organizzazione di quest'estate alle spalle di qualche decisione del tecnico, secondo me ha grossi margini di responsabilità. Detto questo, io avrei preferito che la Samp avesse utilizzato Mazzarri, perché secondo me poi pare avrebbe tirato su Montella, che in questo momento secondo me è l'allenatore più preparato e il migliore in Italia per poter far giocare al meglio le proprie squadre, e secondo me come allenatore è il migliore. Mentre ringrazio di questo, perché avevo la preoccupazione che potesse magari un giorno ritornare nell'altra parte della capitale, perché secondo me veramente come tecnico dimostra tutto il suo valore.
Va bene, ore 22:50, ragazzi, noi ovviamente non so se Davide ha altre domande da farvi. No, sono anche abbastanza preso dalla situazione in Francia. Esatto, Davide, sto seguendo con ansia questa situazione. Ragazzi, ma sto vedendo che è al di là del Saint-Denis,